affascinato di più dell'incontro di questa mattina? Beh, innanzitutto l'intraprendenza che ha avuto il giovane agricoltore, perché spero di un domani di essere come lui. Anche io, il mio sogno è quello di essere, a diventare agricoltore, ampliare già la terra che ho, mettere degli animali insieme a mio fratello. Questo è il nostro sogno per il futuro. Spero di poterlo in qualche modo riuscire a realizzarlo. Sei spaventato dalle difficoltà che comunque anche Alessandro, insomma, un po' ha raccontato? Più o meno, sì e no, perché comunque ho già conoscenza di queste difficoltà del mondo dell'agricoltura. So bene cosa vuol dire passare le giornate in campo, stare dietro gli animali, dal primo di gennaio all'ultimo l'ultimo giorno dell'anno, vivere sempre quella vita. Me ne rendo conto che è difficoltoso, però sicuramente. Però lo vorrei fare. Esatto, sì sì. Mi è piaciuto sapere il fatto che esistono aziende in montagna e comunque che sono valorizzate, e che soprattutto ci sia un imprenditore giovane, è difficile da trovare comunque in questi ultimi anni. E tu sai già cosa vorrai fare da grande? Vorrei continuare poi studiando gli studi nell'università agraria. E poi magari aprirmi un'azienda improntata appunto sulle materie prime della mia aziendali, e poi infine aprire un agriturismo. Tra l'altro rappresenti anche le quote rosa, che in agricoltura sono importanti. Sì, certo, l'imprenditrice femminile, sì, anche se è difficile, comunque si proverà. È stato molto interessante questa giornata, perché comunque mi ha fatto capire che ciò che facciamo qua a scuola in futuro può essere molto utile, e ovviamente non è da prendere sottopiede quello che facciamo a scuola, perché comunque appunto se noi vogliamo specializzarci in ambito agrario, è molto utile, e il ragazzo che oggi è venuto, Alessandro, a spiegarci come funziona comunque il campo del lavoro in ambito agrario, non è proprio semplice, ed è molto bello, cioè se ci metti passione è molto bello e può fruttare anche comunque qualcosa. Ma noi siamo onorati di avere degli ex allievi che iniziano, intraprendono un'attività agricola, come ad esempio Alessandro Moschetto, nostro ex allievo, siamo molto contenti di questa cosa, per cui vuol dire che ciò che facciamo a scuola è propedeutico poi per iniziare un'attività agricola, quindi entrare nel mondo del lavoro. Fondamentalmente dobbiamo assolutamente unire le forze come mondo della scuola e mondo del lavoro, affinché sempre di più ci sia la possibilità di trovare e aiutare i ragazzi a entrare nel mondo del lavoro anche come imprenditori agricoli. Che cosa le è piaciuto di più della storia di Alessandro che ha visto nella puntata? Allora, innanzitutto mi è incuriosito e mi ha impressionato il suo coraggio. Il suo coraggio non arrivava da un'azienda familiare, quindi non aveva nulla alla base, e ha avuto coraggio, ha avuto voglia di rischiare tutto sommato è riuscito ad avere un'azienda, a crearsi questa azienda e imparare da altri per costruirla. Alessandro, oggi sei stato qui come imprenditore, ma 10 anni fa sei stato qui come studente. Qual è stata per te l'emozione di questa cosa? È una forte emozione, perché era da 11 anni che non venivo qua all'istituto, e trovarmi da questa parte, niente, fa pensare. Sono tanti, sono pochi, perché sono solo 11 anni, però è una bella soddisfazione. Cosa pensi di aver potuto lasciare i ragazzi oggi, parlando con loro, raccontando della tua esperienza anche di ex studente che poi è diventato imprenditore? Ma io spero di aver trasferito un po' di entusiasmo e un po' di voglia di fare, perché comunque sia questa scuola è valida da tanto se uno si applica, e quindi non so, potergli dare una prospettiva di riuscire in qualcosa, perché al giorno d'oggi i giovani ne hanno bisogno sempre di più, perché sono molto emarginati, gli si prospetta un futuro
incerto, e quindi spero di avergli dato un po' di fiducia, ecco. Allora, la storia di un imprenditore agricolo di Confagricoltura che però è stato anche allievo di questa scuola, qual è stato il valore di questo incontro? Direi che è stato emozionante prima di tutto quando ho visto il professore che da 11 anni non vedeva, che l'ha abbracciato, si sono commossi, ed è stata una cosa che dal punto di vista umano molto molto toccante. Dal punto di vista didattico, ecco, se volesse dire come esperienza, credo che queste siano veramente esperienze formative. La scuola insegna molte cose, insegna delle cose importanti. La scuola non sempre è collegata in modo diretto con la realtà produttiva. Il fatto di portare esperienze lavorative di giovani che hanno svolto un determinato percorso di studi e che si sono poi integrati molto bene nell'attività lavorativa è utile per i giovani, perché comunque è un modo per certificare, diciamo, la loro riuscita. È utile per i ragazzi che frequentano la scuola, perché diventano comunque un modello, un esempio da seguire, uno che ce l'ha fatta, e credo che sia anche gratificante soprattutto per gli insegnanti, che non trascuriamolo questo.